Ovviamente per me è anche difficile, no, intervenire quando ci sono stati interventi precedenti che hanno già raccontato parte dell'impegno e della storia del WWF in un tal coso. Ringrazio ovviamente, permettetemi di rubare 10 secondi a tutto il project team dell'Life, in quanto per chi mastica poi progetti europei è difficile, insomma, portare avanti progettazioni così complesse e portarle a termine. Quindi complimenti davvero per essere riusciti comunque ad attuare e avviare un progetto così complesso. E, quando sono stato chiamato poi dal collega Francesco a rappresentare un po' l'esperienza, non ho potuto che rinnovare l'invito con molta gioia. Ovviamente molte delle immagini abbiamo già parlato, non mi soffermo su molto se non ricordare il perché il WWF ha deciso di investire e di impegnarsi sul territorio, ovviamente perché il cervo rappresenta una specie endemica, cioè lo abbiamo esclusivamente qui. E grazie a questo, che ovviamente ha avuto dei riconoscimenti che ne hanno poi fatto e hanno valorizzato la tutela della specie. È stato detto anche precedentemente quanto già nel 1900 il prelievo illecito quindi il bracconaggio, altre cause dirette come le deforestazioni e gli incendi hanno comunque fortemente provocato la diminuzione dell'areale di distribuzione del cervo fino ad arrivare agli anni 70, dove avevamo tre siti ormai localizzati nel sud della Sardegna ma fortemente isolati tra di loro. Ed è lì che diciamo, il WWF ha avuto la lungimiranza anche Antonello Moni, che parlando con il dottor Becco, si trovarono ad affrontare una prima grande lotta che era appunto quella lì di parallelo già alle azioni che venivano fatte dalla regione Sardegna, quindi con le prime realizzazioni dei recinti di ripopolamento. L'UF lanciò questa campagna mediatica molto forte e lì abbiamo storicamente le prime locandine che in qualche modo dovevano dare una sferzata a livello mediatico, cioè il cervo rischiava di morire. E quindi nell'85 il WWF lancia la prima campagna a livello nazionale per la tutela dell'area di Montarcoso, che ricordiamo era una riserva di caccia gestita da imprenditori lombardi, una riserva bellissima poi anche perché era oggetto comunque di illeciti, da illeciti di bracconaggio fino ovviamente a deforestazione e quindi tagli non controllati, e quindi anche grazie all'intervento di Monni che ci fu un po' la spinta di dedicare il tempo a questa raccolta fondi. Raccolta fondi che vide una grandissima partecipazione, qui abbiamo delle cosiddette storiche che io con insomma, un grande orgoglio metto perché proprio i bambini, i ragazzi del territorio sono stati coloro che hanno sostenuto di più questa grande esperienza. E nell'85, quindi da marzo a ottobre, abbiamo in pochissimi mesi raggiunto l'obiettivo. Qui era all'epoca il Consiglio nazionale con Fulco Pratesi in mezzo, che ovviamente annunciava all'epoca l'acquisto dell'area. Quindi sono stati acquistati 3.000 ettari all'inizio. E da lì inizia poi un'altra misura di conservazione, cioè quella della lotta al bracconaggio, in quanto il territorio era fortemente legato al prelievo della selvaggina. Quindi negli anni abbiamo raccolto e tuttora facciamo, anche se poi il fenomeno è fortemente ridotto e localizzato ai confini della riserva, raccogliamo e abbiamo raccolto migliaia di lacci. In questa slide vi faccio vedere più o meno il numero consistente di lacci e in basso a sinistra abbiamo il famoso, io lo chiamo il trofeo della legalità perché poi alla fine abbiamo posizionato tutti i lacci all'interno di un'alberatura e quello comunque rappresenta il lavoro e l'impegno fatto da tantissime persone. E contestualmente altre misure di conservazione che abbiamo attuato all'interno dell'area, quindi la prima senza dubbio era quella di andare a acquisire un'area importante, lotta alle minacce più importanti, quindi bracconaggio e anche il rischio incendi, quella ovviamente di mantenere delle zone aperte, quindi verdi pascolo e la gestione del sottobosco, che ovviamente biologicamente si avvicina poi alla realtà del cervo stesso.
Nel 96 un'altra raccolta fondi, anche questa ci ha permesso nel tempo di comprare altri 600 ettari e quindi Montarcosu oggi rappresenta l'area più estesa del bacino mediterraneo, è l'oasi più grande che noi abbiamo in gestione, 3600 ettari, pensate la complessità. E qui per alcuni tecnici botanici ho inserito le peculiarità, quindi gli habitat prioritari. E come vedete comunque la maggior parte degli ambienti sono ambienti tipicamente di una foresta mediterranea, ambienti di macchia mediterranea, con zone ovviamente legate a anche ambienti torrentizi e quindi anche a zone di acqua naturale. Ultimo step, ma non per ultimo, il monitoraggio. Da sempre abbiamo attivato un monitoraggio nel corso degli anni, proprio per in qualche modo tarare e gestire anche un po' la presenza del cervo e monitorare quello che stava accadendo, cioè se effettivamente tutte le azioni che noi avevamo in qualche modo attivato avessero poi raggiunto insomma l'obiettivo. E il monitoraggio viene ovviamente grazie al coinvolgimento di tantissimi operatori, ricercatori, istituzioni e avviene per il conteggio ovviamente dei cervi bramenti, quindi attraverso le vocalizzazioni noi abbiamo la possibilità di stimare il numero dei maschi bramenti e della struttura di popolazione attraverso ovviamente l'analisi dei dati consolidati da enti di ricerca già riconosciuti. Vado veloce, il monitoraggio consiste nella suddivisione di diverse postazioni all'interno dell'area che è il confine rosso dell'oasi e all'interno del SIC, quindi anche all'esterno del perimetro. Tutti i ricercatori accompagnano i volontari che vengono dotati di attrezzatura per la gestione e per il monitoraggio che avviene in fase di prima del tramonto con degli avvistamenti, successivamente vengono riempite delle schede di monitoraggio, ovviamente vengono poi convalidate e vengono diciamo così, analizzate successivamente. E ovviamente l'invito a chi non ha mai partecipato di venire perché è una grandissima manifestazione. Ora, nel triennio dal 2012 al 2014 UFOSI in collaborazione con la TREAM e con ISPRA ha partecipato a un progetto, a un bando poi detto dalla provincia di Cagliari, attualmente città metropolitana di Cagliari, e per me quello è stato l'apice, diciamo così, che ha visto il monitoraggio e il perfezionamento della metodologia. È stato sicuramente un progetto molto impegnativo, in quanto tra le varie azioni di conservazione c'erano anche quelle della metodologia, quindi del censimento di vari ungulati con l'interessamento sul cervo, ma è stato sicuramente un momento di grande condivisione con gli enti preposti territorialmente. Abbiamo ovviamente collaborato anche con il gruppo di Forestas e ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo cercato di standardizzare ovviamente la metodologia stessa, e questo ci ha permesso anche a noi ovviamente di perfezionare già quello che noi facevamo. Questo per intenderci è l'areale delle prime registrazioni al 90. Attualmente il cervo ovviamente è al di fuori dell'oasi e qui è rappresentato ovviamente in parte il conteggio dei cervi bramenti che si attestano nell'anno 2017 a circa 300 unità con una stima di popolazione di 1400. Ora chiudo veramente, datemi altri 30 secondi. Abbiamo investito anche parecchio a livello innovativo, abbiamo potuto, diciamo così, evidenziare con la metodologia attualmente in uso delle difficoltà, sicuramente quello di affiancare il personale, diciamo così, che per la prima volta viene a effettuare censimenti con del personale tecnico. Spesso e volentieri i dati di rilevamento sono molto soggettivi, ci è capitato anche di effettuare una prima stima, potenzialmente cioè anche per esserci un impatto comunque dei mezzi, delle persone che si trovano comunque a censire magari nella stessa serata più aree, e ovviamente la possibilità di estendere il rilevamento. Quindi con queste diciamo, criticità noi abbiamo studiato dei metodi di rilevamento alternativi e grazie alla collaborazione di una startup sarda, la NEOT, e un progetto finanziato anche qui a livello europeo dalla Fondazione Nava,
nel settembre del 2017 abbiamo avviato un tipo di registrazione tramite rete wireless molto semplice, con dei sensori, la faccio breve, che consentono di registrare dati a basso peso, quindi non diciamo che possiamo registrare video, ma dei dati che vengono posizionati e registrati da dei microfoni, che vengono posizionati appunto con dei pannelli, quindi sono completamente efficaci ed efficienti dal punto di vista di consumi, vengono posizionati in diverse stazioni, anche qui per chiudere poi la triangolazione, e la cosa importante è che ogni bramito viene registrato per singolo individuo, quindi non possiamo in questo modo sbagliarci, cioè quella vocalizzazione è di quell'animale. Questo ci permette ovviamente di riportare questi dati su una piattaforma web attraverso un'applicazione scaricabile anche dal telefono. Queste sono delle prime restituzioni ovviamente a livello georeferenziale, delle prime stazioni ovviamente avviate, è un progetto che noi abbiamo avviato nell'ottobre del 2017. E qui ovviamente abbiamo la registrazione individuo per individuo di tutte le frequenze dei bramiti. Chiudo, ultimi 10 secondi, non credo che partirà la registrazione del bramito stesso. Permettetemi qui di chiudere, di ringraziare veramente tutti i colleghi, tutte le persone volontarie che si impegnano quotidianamente e che hanno speso tantissimo per la realizzazione dell'OASI. E un applauso anche a tutte le istituzioni che hanno comunque collaborato nel tempo per poterci permettere di gestire la complessità un'area così, così bella e così meravigliosa. E ovviamente qui l'invito anche a collaborare per il futuro, per le nuove progettazioni che verranno.